Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di ascolto della parola del Signore, questo dialogo con il Signore in questo mercoledì della seconda settimana di questo tempo di Quaresima. Il Vangelo di oggi è tratto da Matteo, capitolo 20, versetti dal 17 al 28, e comprende tante cose. Il terzo annuncio della passione, secondo Matteo, è la domanda della madre dei figli di Zebedeo e i capi che devono servire, il Signore. Ci dà una parola oggi concreta, ci invita al servizio, ci invita a non cercare i primi posti, più o meno il tenore di questa settimana, no? Allora, vi ricordo che vi dovete aiutare a evangelizzare. Come lo fate? Ecco, lasciandoci un mi piace, iscrivendoti al nostro canale se ancora non l'hai fatto e attivando le notifiche. Questo ci aiuta. Ci aiuta tantissimo perché così possiamo arrivare a più persone, a più fratelli, eh? Allora, chiediamo allo Spirito Santo per entrare in questo dialogo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non possiamo dialogare con nessuno, non possiamo fare niente. Allora, questo dialogo non dipende da noi, è Dio che prende la iniziativa, che viene al nostro incontro e lo fa attraverso la Chiesa. Manda, Signore, il tuo Spirito che venga a rinnovare la faccia della terra e che rinnova anche i nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo e con i suoi figli e si postrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli disse loro: Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si degnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, il terzo annuncio della passione, la passione del Signore, sempre è il mistero pasquale. Lui sta annunciando tutto, sta annunciando anche la sua resurrezione, ma i discepoli non è che capiscono tanto, perché sappiamo bene che loro si scandalizzano di un messia debole, un messia agnello, portato al macello. Un messia che fa presente la figura del servo di Yahweh, del profeta Isaia. E allora loro non vogliono sentire parlare di resurrezione. Pensano alla risurrezione magari come una manifestazione gloriosa, che in questo momento della loro vita non c'entra niente. Loro vogliono la liberazione dell'oppressione romana. Loro aspettano un messia politico. E magari è quello che noi vogliamo nella nostra vita. Vogliamo un Gesù che metta a posto le nostre cose e le nostre sofferenze, eccetera. Risulta che non è così. Risulta che Cristo è veramente l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e che la sua liberazione, la sua salvezza avviene attraverso la croce. Senza croce, il Signore non ci riscatta, il Signore, non porta a compimento la sua missione. Ecco perché il Signore, ci annuncia il terzo annuncio della passione, secondo il Vangelo di Matteo. Allora, tutto questo che succederà, tutto quello che Lui annuncia,
è opera del demonio. Il demonio ci odia, eh? Odia i cristiani, dobbiamo saperlo. Il demonio odia ai cristiani, perché il demonio si gode con la nostra distruzione. Il demonio ci tenta, il demonio cerca di distruggere la opera di Dio. E quindi dobbiamo stare attenti in questo tempo, dobbiamo pensare alla risurrezione, dobbiamo mettere la nostra vita, il nostro sguardo, la nostra mente, tutta la nostra esistenza verso la Pasqua, e cioè verso la vittoria sulla morte. Non possiamo cascare come i discepoli. Pensate che appena annunziata questo mistero pasquale, viene la madre di due di loro, i figli di Zebedeo, i figli del tuono, no? Per il carattere loro. Quindi la madre cerca di sistemare, come facciamo noi in questa società, no? Sempre si cerca di sistemare i figli, di lasciarle bene, di lasciarle un po' di soldi, di lasciarle un po' la casa, eccetera, tanti sistemarli. Va bene, non dico che non sia giusto, è giusto, certo, ma gli diamo quel vero tesoro, quella vera eredità? Pensiamo alla fede di loro? Allora, questo che chiede questa donna, la mamma dei figli di Zebedeo, di Giovanni e Giacomo, è di mettere uno alla destra e alla sua sinistra, cioè sta parlando del giudizio, e questo non è il momento. E certo, il Signore sarà intronizzato, no? Mediante la croce nel suo regno. Questo è il regno del Signore, perciò lui parlerà del suo calice. Non è che qui stiamo parlando della parousia, stiamo parlando del calice del Signore, del sacrificio cruento della croce. E lui dirà: voi non sapete quello che chiedete, non avete idea, se non sentite parlare della risurrezione, se non siete consapevoli della risurrezione, perché chiedete queste cose? Di essere seduto uno alla destra e l'altro alla sinistra, di che regno state parlando voi? Allora, il Signore annuncia la verità, lui parla del calice suo, lui parla della passione, parla della sofferenza, parla del Getsemani. Allora, certo, lo verranno i discepoli, verranno questo calice, perché loro anche soffriranno il martirio. Però questo il Signore l'ha riservato, il momento della parousia è riservato a Dio nostro Padre, perciò il Signore dice: invece di stare a pensare a quello, pensate a quello che vi riguarda adesso. Voi sapete che i governanti, fa un esempio, no? Dominano le nazioni e li opprimono. Tra di voi non dovete essere così. Lui costituisce l'atteggiamento della comunità cristiana, come devono vivere i cristiani. Allora, che siete strumenti della carità. Ecco perché lui dirà: ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, cioè strumento della carità, dell'amore. E poi dice: chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo. Uno schiavo è uno che no, il suo essere, la sua vita non gli appartiene. Quindi diventare schiavo ci lo ha insegnato Cristo, il servo di Yahweh. Ecco perché è interessante quello dell'inizio. Il Signore sta annunciando la sua passione e allo stesso tempo sta dicendo: questo è la via, questo è il percorso a seguire. Quindi non vi ingannate, qui seguirete, io vi ho chiamato per seguirmi, non per mettervi davanti a me, no. Allora lui dice: sarete schiavi, non avrete più vita per voi stessi, come dirà San Paolo, no? Non sono io più che vive, è Cristo che vive in me. Io sono lo schiavo di Cristo, e cioè lo schiavo della comunità cristiana, come allo stesso modo ha detto la Vergine Maria: ecco la schiava del Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Che questa sia la disposizione del nostro cuore, che questo sia il nostro atteggiamento in questa giornata e in tutta questa quaresma, camminando verso la Pasqua. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, fratelli, vi invito a non dimenticare di interagire con noi, lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale e attiva le notifiche, è importante per noi. Condivide anche questo video con più persone e lascia le tue preghiere qui sotto. Il Signore è venuto viene per riscattarci, per liberarci dal peccato. Quindi preghiamo gli uni per gli altri, lasciamo le nostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti. A domani, a Dio piacendo, pregate per me.